Ciao ragazzi, benvenuti! Accendere il fuoco con l'acciarino e la selce è una tecnica antichissima, probabilmente utilizzata fin dall'epoca dei Romani. Ormai è superata in quanto ci sono fiammiferi, accendini e barre di ferro cerio, però è molto utilizzata tra chi ama andare nei boschi e accende il fuoco con tecniche primitive. E oggi vi voglio mostrare come si usa. Prima di tutto voglio mostrarvi il tipico kit utilizzato per accendere il fuoco con questa tecnica. Di solito è composto da 4 o 5 elementi, che sono materiale carbonizzato, si accende subito con qualche scintilla prodotta dall'acciarino, la scatoletta nel quale carbonizzarlo, uno spago che si srotola molto facilmente ed è fatto di solito in fibre naturali e si usa come esca per accendere il fuoco, delle rocce, in questo caso selce, che si rompono formando questi bordi molto affilati, e ovviamente l'acciarino, che è fatto con acciaio al carbonio e per questo produce delle scintille. Srotolare lo spago è molto semplice, basta andare nel senso contrario in cui è stato intrecciato. In questo modo si separeranno le varie fibre e potranno essere subito staccate. Potremo sfilacciarlo per ottenere queste fibre molto molto sottili che prenderanno subito fuoco. Così facendo avremo un'esca sempre pronta all'uso e asciutta, in quanto ce l'avremo sempre con noi. Questo è ciò che dovrebbe venire fuori. Mischiando tutte le piccole fibre si ottiene questo piccolo nido nel quale metteremo la nostra brace, che sarà cotone carbonizzato, fungo o qualsiasi altra cosa, soffieremo e subito otterremo il fuoco. Bene, passiamo ora ad illustrare una delle due tecniche per accendere il materiale carbonizzato. La prima è appoggiarlo al di sopra della selce lungo il bordo affilato, in questo modo. Terremo in una mano quindi la selce ferma con sopra il materiale carbonizzato e con l'altra colpiremo con l'acciarino. La selce con il suo bordo affilato deve stare a circa 45 gradi o a massimo 90 gradi, non di più, né così né così. In questo modo verranno prodotte delle scintille che non si formeranno dalla selce, ma da piccoli pezzi di acciaio che verranno, insomma, tagliati da questo bordo affilato. E quindi verranno prodotte queste scintille, che accenderanno subito questo materiale carbonizzato, in questo modo. Ecco qui. Questo ora lo andiamo a mettere all'interno del nido. Ed ecco il fuoco. Con la seconda tecnica teniamo l'acciarino fermo in una mano e lo colpiamo con la parte affilata della selce tenuta nell'altra mano. In questo modo le scintille che prima, con quella tecnica di prima, andavano solo verso l'alto, ora andranno verso il basso e accenderanno la nostra esca. In questo modo qui. Ah, ecco, vedete? Si è acceso il cotone. Lo stesso vale per questa tecnica, lo mettiamo all'interno del nido e accenderemo il fuoco. Bene, spero che anche questo breve video vi sia piaciuto, ci vediamo al prossimo. Ciao!